sono soddisfatto, è chiaro, non soddisfatto del risultato, perché quando si perde si ha un'eliminazione non si può essere soddisfatti. Dato tutte le premesse che avevamo, chiaramente mi aspettavo un Palermo più pronto, ovviamente fra 10 giorni inizia il campionato e quindi non poteva essere altrimenti. E la mia squadra chiaramente con qualche defezione, anzi con parecchie defezioni, abbiamo provato anche a giocare con dei giocatori diversi che dovevano mettersi in mostra, farci vedere un pochettino, sapevamo di pagare un po' lo scotto, soprattutto a livello fisico. Devo dire che dopo una partenza difficile e complicata siamo riusciti a riprendere la partita, a rimetterla in carreggiata. Ci è mancata un po' di forza fisica per cercare alla fine di rimettere in pari il risultato. Mi dicono che il rigore non si sa se ci fosse o no, però ormai è andata, non importa, non cominciamo già con queste cose. Il mio campionato inizia il 28 agosto, siamo al 31 luglio, direi che è stata fatta una partita, mi auguro che non si sia fatto male a nessuno nel frattempo. Abbiamo tantissimi giocatori da recuperare, adesso l'obiettivo si sposta sulla preparazione del nostro campionato, che è la cosa fondamentale. Cosa che tenevo era avere un atteggiamento giusto, non fare figuracce, e credo che siamo usciti senza fare figuracce. Fino alla fine abbiamo provato a rimettere in piedi un risultato contro una squadra che onestamente si è rivelata più pronta, più fresca, più aggressiva sul piano fisico, cosa che ci aspettavamo. Qualcuno non ha giocato, tipo Zamparo per esempio. Ci sono ragioni specifiche? No, non l'ho visto benissimo, qualche fastidio, non serenissimo, quindi ho preferito non rischiarlo come non ho rischiato tantissimi giocatori oggi. Molti. Avevo anche pochi cambi, quei cambi che li ho fatti. Avevo qualche giocatore con i crampi alla fine, non potevo più fare cambi. Ecco, per quello che poi ci tengo al fatto che nessuno, spero che nessuno si sia fatto male. Il nostro obiettivo cambia adesso e abbiamo fatto una preparazione paradossalmente dove nel secondo tempo siamo usciti un pochettino di più, anche perché non abbiamo caricato tantissimissimo durante il ritiro da 10 giorni, anche perché sapevamo che c'era questa partita e la volevamo onorare al meglio. Io cerco di preservare la mia squadra, nel senso se sono giocatori che non sono pronti per fare una partita o che non vedo che non sono pronti per fare una partita, non li rischio per due motivi. Uno perché non va bene per la mia squadra, ci sono altri che meritano, magari sono più pronti in quel momento. E secondo, preservo anche il giocatore, magari da figure che non vanno fatte. In tutte le partite devi trarre sempre qualcosa, e ho tratto qualcosa da questa partita, anche qualche giocatore che chiaramente si deve calare nella mentalità della Serie C. Hanno fatto anche categorie diverse, anche se anche dei dilettanti devono arrivare, devono capire che il calcio professionistico è fatto anche di grande sacrificio, di mantenimento palla, di botte, purtroppo è questo, e dobbiamo entrare in questo mood, tanti devono entrare ancora un po' in questo mood, abbiamo credo ancora tempo, ripeto, il campionato inizia il 28 agosto, noi è quella la data che dovremmo farci trovare pronti e abbiamo adesso un bel mese per poter mettere dentro quello che ci serve anche a completamento della squadra ovviamente. Credo che Pellegrini sia una prima punta, ma che sa anche raccordare, sa anche raccordare. E Sorrentino in determinati momenti sa attaccare la profondità dalla fascia, quindi si interscambiano, tante volte si intercambiano per motivi di campo, quindi si ritrovano in quelle posizioni nella fase difensiva. Però si sono impegnati molto tutti, non mi aspettavo grandi cose, mi aspettavo una prestazione così e devo dire che rispetto all'anno scorso di questi tempi stiamo andando meglio, perché l'anno scorso mi ricordo che mi ha fatto delle partite molto più complicate, dove eravamo molto più carichi di lavoro. Saranno le partite prossime dove andremo a caricare molto di più e avremo ancora un po' più di fatica. Credo che dalla metà agosto in poi scenderemo un po' i carichi per arrivare alla partita di campionato importante. Cristian è un po' delicato sotto questo punto di vista, ha una muscolarità importante, molto importante, e deve essere preservato a volte. Numericamente eravamo veramente pochi. Quindi devo dire che Giuliano Lezza, quando è entrato con un piglio veramente forte. Primo tempo scarso, chiaro che prendi gol dopo 3 minuti. La disabitudine alla partita sicuramente ha fatto qualcosa. Due palle quasi simili, abbiamo preso due gol. Devo dire che il loro attaccante è un cecchino, perché non sbaglia poco. Abbiamo provato, era complicato perché loro onestamente li ho visti dal campo più aggressivi, più freschi, una gamba diversa. Ma io faccio calcio da tantissimi anni e queste cose le percepisco.
Nel secondo tempo credo che abbiamo sistemato qualcosina a livello tattico, abbiamo messo qualche caratteristica in campo diversa, nelle caratteristiche, e abbiamo trovato qualche spazio in più e li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo fatto comunque due gol. Ripeto, mi dicono che il rigore è un po' dubbietto, però fa nulla. Peccato perché sul 2-1 avere 5 minuti alla fine per provare il tutto per tutto l'avremmo provato. Ecco, purtroppo col 3-1 è stato complicato. Allora, la prestazione, mi ripeto, era tutto sommato quello che mi aspettavo. Una squadra che ha un obiettivo lì vicino, come il campionato, una squadra invece che ha ancora tanto da fare e pochi allenamenti nelle gambe. I 3 gol subiti, i 2 gol subiti praticamente in maniera identica, io credo che dopo 3 minuti un po' la disabitudine di un cross improvviso in area di rigore ci ha colto di sorpresa, così come il secondo. Il terzo, ripeto, un rigore che devo essere onesto, ero molto lontano, non l'ho visto. Chiaramente parlo con i miei giocatori, mi dicono che non è rigore, parlo con i giocatori del Palermo, mi dicono che è rigore. Quindi c'è poco da fare. Mi è sembrato dubbio, però non cominciamo adesso, altrimenti non ne veniamo più fuori. È dispiaciuto perché mi aveva raccontato il perché, sai, il ragazzo è un ragazzo di Palermo, oltretutto un ottimo ragazzo che è appena diventato papà. Qua a Palermo, quindi è dispiaciuto per il fatto che ogni volta che viene lo fischiano. Io l'ho preso perché gli ho detto che era il caso di calmarsi, perché poi fare una figuraccia, fare un gesto che non devi fare, un'espulsione, andava solo a discapito della squadra e sua. E siccome mi sento un po' un padre per tanti ragazzi, gli ho consigliato di stare calmo, di stare tranquillo, di pensare a giocare a calcio, che alla fine la cosa principale è quella, cose molto molto normali. Beh, posso solo immaginare cosa può essere stato durante i playoff, se questo è il 31 luglio, questa presenza è un pubblico che sicuramente è un quid in più per la squadra. Credo che nonostante le vicissitudini settimanali, il pubblico ha risposto presente sostenendo soprattutto la squadra, che credo che sia la cosa più importante, al di là dei protagonisti esterni alla squadra, hanno sostenuto la squadra. Credo che sia un segnale di maturità di questa tifoseria. A Palermo io ho lasciato tanti amici. Non scorderò mai i pianti della mia famiglia quando siamo andati via da qua. Purtroppo il calcio è questo. Me ne sono andato un po' così in sordina da Palermo. Purtroppo ho avuto problemi un po' con l'allenatore. Mi dispiace perché non c'è stato mai più modo nemmeno di ritornare in altre vesti. Quindi sono contento che siano ritornati a livelli importanti del calcio italiano. Ancora no, ancora non ai livelli nostri. Credo che ci vorrà tempo, credo che ci voglia stabilità. Io mi auguro che in primis Palermo trovi stabilità. Una volta trovata quella, poi c'è tutto il tempo per poter pensare anche ad altro. Perché parlo di stabilità? Perché mi immagino che ci sia bisogno di quello. Io conosco questo ambiente, conosco la passione dei tifosi rosanero, hanno fame di calcio. E una volta raggiunta la fame di calcio, adesso hanno il calcio vero, è chiaro che hanno bisogno di trovare stabilità. Quindi io mi auguro questo per questa città. Credimi, io ho giocato a calcio, sono stato calciatore, al di là delle problematiche che possono esserci societarie e altro, sono ragazzi che entrano in campo e devono dimostrare davanti a 15, 50, 20, 30.000 persone. Di figure non ne vogliono fare e l'hanno dimostrato, hanno fatto una buona prestazione. Quello che ho notato io, sicuramente rispetto a noi, hanno più freschezza atletica. È giusto che sia così. Non so se sono pronti per il campionato, perché questo non spetta a me sicuramente dire. È una squadra che sicuramente avrà bisogno di qualche innesto, immagino. Ecco. Però partono da un buon punto di partenza, che è quello di un gruppo solido, che si vede quello che vuole fare, che ha avuto anche un allenatore fino a settimana fa, che gli ha messo in testa determinate cose e continuano a farle. Se dobbiamo guardare comunque le cose positive, venivamo da 2 settimane di ritiro, è stato il primo vero banco di prova contro una squadra importante. Abbiamo cambiato comunque modulo al secondo tempo, poi i ritmi un po' si abbassano, anche il Palermo ha accusato un po' di stanchezza, un po' di caldo al secondo tempo, quindi c'è stato un po' più di spazio, abbiamo trovato un po' più di spazi e è andata un po' meglio. Il secondo tempo è stato così, sono calati probabilmente loro,
noi abbiamo messo dentro anche delle forze fresche e ci hanno aiutato comunque a sviluppare un po' di più il gioco e a trovare poi il gol. A livello fisico ovviamente siamo un po' indietro perché siamo ancora al 31 di luglio e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, però non era facile oggi affrontare una squadra che era più pronta di noi da questo punto di vista. E ne siamo usciti comunque a testa alta ed è questo era molto importante per noi. Mi sono trovato molto bene, personalmente anche io ho accusato un po' di stanchezza, un po' di a livello fisico, però adesso torniamo a Reggio e ci prepariamo per il campionato. A livello personale non sono molto contento della mia prestazione, avrei potuto fare molto meglio, però come dicevo prima appunto ho accusato molto a livello fisico, a livello di stanchezza e di preparazione. Soddisfatto al 100%? No, sicuramente sono contento per il gol, ma ancora siamo ad agosto, le gambe non girano, ovviamente abbiamo fatto una preparazione bella pesante, comunque si è visto anche nel primo tempo che eravamo un po' sulle gambe e nel secondo tempo siamo riusciti magari a avere un ritmo, sciogliere un po' la gamba e insomma si è visto anche con qualche trama di gioco interessante. Però a dire soddisfatto al 100% no, sicuramente. Qualche giocata, il gol, sicuramente sono cose molto positive e che mi fanno sperare bene, ecco. Oggi eravamo sì, in tre, con Momo 4. Niente, per il momento è così, cerchiamo di ruotare, girare e di allenarci, insomma. Cioè, un attacco così, comunque veloce, senza punti di riferimento, ovviamente che te in questo periodo ancora un po' difficile perché non c'è la gamba, non c'è la condizione fisica, quindi si fa fatica magari anche a tenere la palla, attaccare la profondità, perché poi oggi faceva tanto caldo, arriviamo da ieri, eravamo a Toano in ritiro, quindi è uno sbalzo termico abbastanza. L'abbiamo un po' sofferto sicuramente il primo tempo, ho interpretato sempre quel ruolo, magari ho giocato più con un 4-3-3, però ho sempre fatto l'esterno destro e mi trovo bene, cioè mi viene tra virgolette naturale, però devo dire che in questo ritiro e già dall'anno scorso il mister mi ha anche adattato mezzala e mi trovo molto bene anche in quel ruolo, perché comunque il mister esprime delle trame di gioco dove sono sempre nel vivo dell'azione, quindi tra virgolette per le mie qualità è un beneficio. Poi ripeto, il primo tempo secondo me non è una questione di contratti, comunque tra virgolette siamo abituati. Timori che ha usato questo? No, secondo me no, ovvio, è la prima partita magari ufficiale, un po' di volti nuovi e tipo così, la condizione non massimale. Ripeto, secondo me è stata più un fatto di una questione di condizione fisica, perché giustamente arriviamo da un ritiro bello tosto e non si può stare al top al 31 luglio. Comunque noi puntiamo ad arrivare in forma per il campionato, ecco. Secondo me da queste partite dobbiamo prendere le cose positive e ripartire da quelle. Si sa che nel calcio c'è bisogno anche della condizione fisica, soprattutto della condizione fisica, quindi tante situazioni magari non arrivi sulla seconda palla, perdi un contrasto perché magari non sei lucido, sei un po' sulle gambe, e per me è stata una buona prestazione. A tratti abbiamo fatto vedere che comunque quello che chiede il mister, sicuramente dobbiamo migliorare ancora di più e una volta che ci sarà intensità ci divertiremo.